benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. Cominciamo parlando del giorno della memoria con le celebrazioni e gli eventi che si sono tenuti in questi giorni, a partire da quello del cinema La Compagnia di Firenze, dove si sono riuniti anche gli studenti della Toscana insieme a istituzioni e società civile per non dimenticare l'importanza della memoria, per non dimenticare l'orrore della Shoah. Ha partecipato pure il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Far tesoro degli insegnamenti del passato. È stato istituito con questo nobile fine il giorno della memoria, anniversario dell'ingresso dell'Armata Rossa nel campo di concentramento di Auschwitz. La fine della guerra e il venire a galla dell'orrore della Shoah non hanno posto fine alle sofferenze del popolo ebraico, che negli ultimi 80 anni ha attraversato tensioni e conflitti. Al cinema La Compagnia i giovani hanno ascoltato la storia delle sorelle Andra e Tatiana Bucci, sopravvissute ad Auschwitz perché scambiate per gemelle. Nel campo io non ricordo di essermi mai lavata, di aver mai usato i servizi igienici. Sono stati circa 6 milioni gli ebrei sterminati nei campi di concentramento, un orrore che non è stato sufficiente per cancellare la parola guerra. Noi abbiamo la necessità di non dimenticare mai, perché quello che è accaduto non accada mai più. L'orrore della Shoah ha segnato la vita dell'Europa moderna. Noi abbiamo la necessità di trasmettere alle ragazze e ragazzi più giovani, di raccontare la storia terribile di quegli anni, perché quello che è accaduto non accada più. Certo, oggi ancora di più che nel passato le istituzioni hanno una grande responsabilità. Sempre meno sono le donne e gli uomini che hanno vissuto quegli orrori, e spetta a noi essere amplificatori di memoria, spetta a noi farlo con le ragazze e i ragazzi più giovani e passare a loro il testimone. È un impegno importante che noi portiamo avanti con forza. Io ho partecipato all'ultimo treno della memoria, sono tornato diverso da come sono partito e mi piacerebbe che il treno della memoria possa ripartire, perché da quell'esperienza ogni persona, ogni ragazza e ogni ragazzo che può toccare con mano gli orrori della Shoah torna diverso, torna migliore. Consiglio regionale che nei lavori di aula ha approvato all'unanimità una proposta di risoluzione per favorire la reindustrializzazione delle aree interne della Toscana. Vediamo. È stata approvata in Consiglio regionale con voto favorevole all'unanimità una proposta di risoluzione in merito all'istituzione di progetti regionali con finalità di sostegno alla reindustrializzazione all'interno delle aree interne della Toscana. La condizione necessaria per il rilancio delle aree interne, si legge nel testo dell'atto, è una adeguata dotazione di servizi sociali, medici, scolastici, postali e creditizi. In tale ambito si inserisce il progetto Polis di Poste Italiane promosso con il PNRR. La nostra commissione si è sempre mossa appunto nella logica di creare il più ampio consenso, ma anche di dare indirizzi precisi. Noi non pensiamo che le aree montane interne siano solo luoghi di camminate, di borghi, di ben vivere, di storia, di cultura, tutto bene, ma sono anche luoghi dove si produce ricchezza, e senza presidi occupazionali questi luoghi muoiono. E noi pensiamo che non ritornerà la grande industria, ma l'attività manifatturiera, sì, questa debba rafforzarsi in questi territori. In questa legislatura abbiamo fatto una scelta molto importante, abbiamo riservato 900 milioni di euro della programmazione europea destinata alla Toscana per questi territori, per le imprese e per le realtà che operano in questi territori. Noi alla Giunta che cosa chiediamo? Di fare quello che viene fatto anche in alcune aree della Toscana, un'attività di cosiddetta scouting, cioè di ricerca di soggetti imprenditoriali che, viste anche le misure di sostegno messe in campo dalla Regione,
facciano attività di reindustrializzazione in questi territori, perché il manifatturiero non può scomparire, non deve scomparire da queste aree e deve collegarsi al turismo e all'agricoltura. Fratelli d'Italia ha partecipato alla stesura di questa proposta di risoluzione, raccomandando al presidente Nicolai e ai componenti della commissione aree interne di andare comunque ad agio, reindustrializzare quando le aziende delocalizzano dalle aree interne, se non se ne sono già andate, e in alcuni casi già parliamo e sappiamo e conosciamo dalla cronaca la difficoltà a mantenere in equilibrio il settore industriale laddove lo consideriamo invece al sicuro, ci impone appunto di raccomandare alla Giunta una massima attenzione. Perché? Perché tutte le aree interne della Regione Toscana, lo scoprirà la Giunta regionale quando metterà, diciamo, attuazione o metterà a mano, metterà all'opera sul contenuto, laddove si vogliono riportare le industrie servono riportare anche i servizi partendo dalle infrastrutture. Quindi finalmente noi abbiamo aderito, perché sostanzialmente verrà ancora più alla luce come e quando all'interno delle aree interne sia necessario intervenire a 360 gradi, perché non c'è industrializzazione dove mancano strade, servizi, internet e tutto quello che sostanzialmente può essere di sostanziale aiuto a una ripresa industriale. E in Palazzo del Pegaso è stato fatto pure il punto della situazione a proposito di carceri e psichiatria con una ricerca scientifica che è stata illustrata. Un approfondimento sulla psichiatria in carcere e negli altri luoghi di detenzione o di limitazione della libertà personale è quello svolto a livello scientifico con la collaborazione dell'Università di Firenze, illustrato dal Garante dei diritti dei detenuti della Toscana durante il convegno che si è tenuto in Palazzo del Pegaso. Secondo quanto è emerso nelle strutture penitenziarie, le patologie psichiatriche raggiungono la metà di quelle complessivamente diagnosticate. Inoltre, il consumo di psicofarmaci è intenso e i suicidi e gli atti di autolesionismo sono in crescita costante. È una ricerca particolarmente approfondita che prende in esame quella che è la situazione della componente psichiatrica e della gravità delle conseguenze che questa comporta all'interno del sistema carcerario, all'interno dei luoghi di limitazione della libertà personale, quale la REMS, che ha sostituito i vecchi ospedali neuropsichiatrici, e con l'intenzione di evidenziare quanto sia necessario promuovere delle politiche di tutela delle persone che soffrono di queste patologie, che sono le più fragili necessariamente e sono quelle che maggiormente soffrono all'interno di un sistema, quale quello carcerario. Noi sappiamo che di per sé la detenzione è una condizione che altera le condizioni di equilibrio psicologico, ma sappiamo anche che molti di quelli che finiscono in carcere spesso vengono da vissuti anche molto complessi e che quindi la salute psicologica e psichiatrica in carcere è un elemento che altera la qualità della vita ulteriormente delle persone detenute, perché nega uno dei loro diritti, che non è un diritto che si perde perché si entra in carcere, è il diritto alla salute. E credo che questo sia un elemento che ci interroga molto come sistema, interroga anche le politiche sociali, che noi sappiamo che uno dei valori, diciamo, che dovrebbe avere il carcere non è quello solo, diciamo, di rimettere la colpa che si è in termini di pena, ma come dice la Costituzione è soprattutto quello di consentire alle persone di essere reinserite nella comunità e nella società, e questo interroga le politiche sociali perché interroga nella capacità poi di costruire intorno a queste persone, insieme a queste persone, percorsi che gli consentano davvero di essere di nuovo in grado di vivere in libertà e in qualità nelle comunità, perché altrimenti il carcere rischia di essere solamente punitivo. Parliamo anche di sanità con i nuovi indirizzi dati dal Consiglio regionale all'Agenzia Toscana che si occupa proprio del tema relativo alla sanità. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza una risoluzione presentata dalla terza commissione e riguardante gli specifici indirizzi per l'elaborazione del programma di attività dell'Agenzia regionale di sanità per il 2024. L'atto di indirizzo ha avuto l'ok dell'Aula con 21 voti favorevoli, PD, Italia Viva, Lega e Movimento 5 Stelle, e 5 contrari di Fratelli d'Italia.
È un atto importante che ovviamente va in continuità con l'attività di ricerca che l'Agenzia regionale ha svolto nel 2023 e che ovviamente riguarda come tutti i cittadini possono controllare semplicemente collegandosi al sito dell'ARS, dove sono pubblicati tutti i documenti e i risultati delle attività di ricerca, che vanno dai risultati sanitari dei nostri ospedali alle ricerche epidemiologiche, a un lavoro importante che tanti cittadini hanno conosciuto anche durante il Covid. Per noi l'Agenzia regionale di sanità è un punto di riferimento fondamentale, perché tutte le decisioni politiche, anche fuori della sanità, ma sicuramente in ambito sociosanitario, si devono basare su dati importanti, strutturati, ben calzati e calati sul territorio della nostra regione, quindi il lavoro dell'Agenzia è assolutamente fondamentale. Ritengo che ARS abbia un compito che ancora noi vorremmo affidargli, cioè questa sanità malata, lo dicono tutti, lo dicono i fatti, non possiamo pensare che possa essere modificata se non si cambia completamente i paradigmi. Per cui noi vogliamo una sanità basata sul valore. Questo è un ordine del giorno che è stato approvato all'unanimità con l'ultima legge di stabilità, e io ho una mozione in discussione adesso dove chiedo che ARS si occupi di fare da capofila per studiare come cambiare i paradigmi sanitari da fee for service a fee for value, cioè non più la medicina basata sulle prestazioni ma la medicina basata sugli esiti della cura. E in Palazzo del Pegaso è arrivato l'ok dall'Aula pure ad un altro provvedimento che riguarda in questo caso il bilancio dell'azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Vediamo. L'Aula del Consiglio regionale ha approvato a maggioranza con 24 voti favorevoli e 11 contrari il bilancio di esercizio 2022 dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario. Il bilancio si chiude con un utile pari ad 1.071.511 euro, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente, che ammontava a 2.073.858 euro. Devo dire che il bilancio che abbiamo approvato, che è il consuntivo 2022, porta anche un utile di 1 milione. E abbiamo chiesto all'azienda di valutare e programmare con maggiore attenzione, perché in questo anno abbiamo anche assistito ad un aumento delle tariffe delle mense universitarie, che ha fatto molto inquietare gli studenti, che infatti hanno protestato sonoramente con tutti noi. Devo dire che è chiaro che nel momento in cui si è configurato l'utile era già stata presa la deliberazione sull'aumento delle tariffe. Abbiamo raccomandato all'azienda di lavorare con una programmazione delle risorse attenta a non generare utile e magari a ritoccare e a controllare le tariffe delle mense, che tanto hanno pesato per gli studenti. Per il resto abbiamo una situazione che sicuramente è da incrementare, da migliorare, ma che ci fa mantenere questo buon livello di accoglienza del fabbisogno degli studenti meritevoli e con fragilità economiche. Sicuramente negli ultimi anni c'è stato un peggioramento nell'offerta dell'azienda regionale per il diritto allo studio, e questo è un dato di fatto, lo testimoniano anche tutte le proteste degli studenti universitari in seguito anche all'aumento dei prezzi della mensa. E ovviamente noi abbiamo votato contrario, ma c'è anche da dire che rispetto alle dichiarazioni della Presidente della Commissione Cultura ieri in Consiglio, dove ha fatto presente che l'azienda regionale per il diritto allo studio si occupa solo degli studenti meritevoli e bisognosi. Ecco, a nostro avviso questo è un problema di fondo, perché l'azienda si dovrebbe occupare di tutti gli studenti, non soltanto di quelli bisognosi o meritevoli, anche per incentivare l'attrattiva delle nostre università, su cui si dovrebbe fondare una vera e propria ripresa economica e di sviluppo. Se uno Stato, una regione non riesce a investire sui propri giovani e sulla loro formazione, è evidente che molto spesso vanno all'estero, e molte famiglie sanno benissimo cosa vuol dire. Questi dunque erano i principali temi trattati dall'Assemblea Toscana nel corso
delle ultime sedute. L'appuntamento con la voce del Consiglio, come sempre, è per la prossima settimana su RTV 38. Ovviamente grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Arrivederci.